adesso come si fa? Stanno spingendo sempre più i commercianti a fare nero. Sicuramente aumenterà il nero in posti poco controllati. Non nascondo che se io fossi distante prenderei tutti il nero. Saluto Pietrangelo Buttafuoco, ben trovato, bentornato a Tagadà. L'onorevole Paola De Micheli, sottosegretario al Ministero dell'Economia, che bello rivederla, che era un sacco buon pomeriggio. Di tempo, ben trovata. Piacere mio. L'onorevole Nunzia De Girolamo, Forza Italia, vabbè, buonasera. Nunzia, diciamo, è di casa. Sì. Possiamo dire così. Allora, accanto a me c'è Matteo Musacci, che è un ristoratore di Ferrara. E lei, intanto ben trovato, grazie. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Lei ha un locale, alcune persone che lavorano da lei e venivano pagate con i voucher. E certo, perché se io per esempio mi trovo un sabato pomeriggio ad avere l'agenda dalle prenotazioni mezza vuota e quindi lavoro con il mio personale solito, quello classico subordinato, e poi mi arriva una chiamata di una comitiva di 30 persone, sabato alle 5 del pomeriggio, io l'unico modo finora che avevo per assumere una persona in regola era attivare un voucher, lo attivo autonomamente, chiamo una studentessa universitaria e mi aiuta. Domani invece, oggi stesso, non lo posso più fare perché un contratto a chiamata prevede un intermediario, cioè un consulente del lavoro che di certo il sabato pomeriggio alle 5 non è aperto per me. Quindi cosa faccio? O mando via la comitiva e perdo fatturato, o accetto la comitiva e do un pessimo servizio, oppure pago al nero. Questo le fa anche capire come il voucher è la spina dorsale del nostro lavoro, del ristorante, del pubblico esercizio, perché se vai in un supermercato e non c'è una cassiera, fa 5 minuti di coda in più, ma se in un ristorante io mando via la comitiva, non è che torna domani, vai in un altro ristorante, io perdo fatturato. Lei ha anche un altro problema, quello dei corsi di formazione? Corsi di formazione sì, perché legato al contratto subordinato ci sono tutta una serie di adempimenti burocratici, nonché una serie di costi. Ma perché uno potrebbe dire, vabbè, lei ne assuma qualcuno di più, così sta sempre coperto, a parte il fatto che bisogna vedere se poi ce la fa a pagarli. No, appunto, perché il costo del lavoro purtroppo è molto elevato. E quindi però in ogni caso poi li deve formare, quelli che assume? Sì, li devo formare, ma i corsi di formazione sono la spesa minima per un imprenditore. Anche perché molto spesso magari spagati dalla bilateralità, non è tanto il problema la formazione, anche perché qui si sta parlando di forza lavoro non tanto qualificata quanto proprio accessoria. Quindi il vero problema è quello del costo del lavoro, di tutto quello che gira intorno al costo del lavoro in questo Quindi, paese. Quindi quando lei ha visto che c'era tutta la battaglia sui voucher, ha fatto il tifo perché non passassero il referendum e perché il governo tenesse ferma la posizione. Certo, oppure che si andasse al referendum, tanto ci sono tantissimi lavoratori che ai voucher sono favorevoli. Quindi lei dice magari il referendum non passava. Certo. Ma onorevole De Micheli, mi faccia sentire prima De Micheli. Perché io troppo mi arrabbio. È troppo arrabbiata. Sì. La De Girolamo, prego. No, io i voucher li ho difesi in tempi non sospetti, quando invece tutti erano contrari su tutte le televisioni, su tutti i giornali, in tutti i dibattiti politici, li ho difesi allora, nel mio partito ha prevalso, visto cos'era che noi di solito discutiamo e poi decidiamo, e ha prevalso invece l'orientamento per l'abrogazione, per sostituirli con altre misure di flessibilità. C'è un problema nel tempo che intercorrerà tra l'abrogazione, che però e le nuove misure, esatto, e le nuove misure di flessibilità. Noi stiamo guardando con grande attenzione alla misura tedesca, che è quella del cosiddetto mini job, che sostanzialmente fatemelo vedere, che così capiamo di che cosa stiamo parlando. È un contratto che prevede 15 ore a settimana di massimale con 450 euro e che per l'imprenditore non prevede 50 ore mese, no? Non prevede per un tasse. Massimo di 450 euro. Diciamo, ci sono dei vari livelli, 15 ore a settimana, poi ci sono quelli mensili, insomma, sono però varie tipologie. Diciamo, esatto. Quello è uno strumento che in Germania è stato particolarmente utile per le modalità di lavoro e di impiego di cui parlava il signor Musacci, proprio ristorazione, turismo. In quegli ambiti lì, però i tempi di questa Detto cosa, perché questo, noi quello che sappiamo è che al momento Musacci dice io non li posso più chiamare. Noi ragazzi. Abbiamo comunque all'orizzonte, diciamo così, un paio di decreti di natura economica e quindi io credo che il nostro tempo sia un tempo piuttosto limitato, di qualche settimana. Detto questo, il furore ideologico che c'era il giorno prima dell'abrogazione contro i voucher, per me ingiustificato perché hanno rappresentato solo lo 0,3% del monte orario complessivo di tutto il lavoro fatto in Italia, lo 0,3%.
un furore ideologico che ha portato alla richiesta di addirittura di un referendum per l'abrogazione anche da parte di soggetti che ne hanno usato per esempio, in abbondanza. Esatto. Non mi vedeva, diciamo, partecipe. Io continuo a ritenere che gli strumenti di flessibilità non debbano stare fuori da tutte le valutazioni di tipo ideologico. Ho capito, dopodiché però uno c'era si la rende paura del voto, questo è il punto. Si rende conto che esiste un tempo come questo nel quale i lavori sono profondamente diversi, quindi gli strumenti per tenere fuori questi lavori dal nero, che è il vero grande nemico contro il quale noi ci scagliamo quando facciamo queste norme, o altrimenti rischia di cadere. No, però è bellissimo perché l'onorevole De Micheli non posso essere incoerente con me stessa. Appunto, lei continua a dire una cosa. Io avrei preferito, nel frattempo ne abbiamo fatto un'altra, io avrei segnalo. Preferito una riduzione, avrei preferito una riduzione in termini, diciamo, così di ambiti. Poi da quando il passaggio dalla commissione all'aula ci vuole ancora un po', quindi può darsi che insomma qualche correttivo. Il tema reale è che la politica, quindi il potere esecutivo, il potere legislativo, può continuare a decidere con la pancia e non con la testa, e cioè confrontandosi col mondo reale, esattamente come il caso dell'imprenditore qui oggi con noi. I voucher sono nati nel mondo agricolo e avevano una grandissima utilità, perché non è che le olive o l'uva la si raccoglie tutto l'anno e un imprenditore agricolo si può permettere di assumere una persona che lavora un mese e tutto il resto dell'anno sta a casa a fare la lana. È evidente che era uno strumento per tutti i lavori intermittenza, per i lavori che riguardavano l'agricoltura, i servizi, la ristorazione, il marketing, eccetera. Ora, c'era una parte della politica che aveva chiesto il referendum, forse era meglio, avrebbero partecipato i cittadini, avremmo partecipato tutti, io avrei votato no, perché preferivo mettere dei paletti, cioè addirittura la CGIL. E il nostro imprenditore dice attenzione, perché magari poi tanti come me, tanti che lavoravano con i voucher avrebbero addirittura votato per tenerli. Addirittura la CGIL aveva posto dei paletti, non aveva detto aboliamoli, soprattutto non li possiamo abolire senza prevedere uno strumento alternativo, cioè tanti settori che lo utilizzano e che quindi è anche una lotta al sommerso. Come devono fare oggi? A chi si devono rivolgere? Cosa devono attendere? Cioè siamo veramente alla follia del potere esecutivo e legislativo. Però, quando si avvicina il voto si cambia idea. Sì, però posso ricollegarmi alla follia? Alla follia anche di aver tanto esaltato Biagi, visto che lui è anche uno studioso, e oggi stiamo rinnegando tutto ciò che ha scritto nel libro Bianco. Ricordiamo che i voucher non li ha introdotti Renzi, ha introdotti Biagi, poi siamo passati attraverso Monti, poi siamo passati anche attraverso Renzi, che aveva ampliato prima della promozione, quando tutti erano contro i voucher, addirittura c'era chi diceva che erano nel Jobs Act. Nel Jobs Act sono stati normati, tracciati, ecco. Prego, butta però fuoco. Appunto, ricollegandomi alla follia, io vorrei dire, è un discorso da pazzi a cui siamo costretti proprio in punto di realtà. L'onestà intellettuale con cui il sottosegretario Micheli ha spiegato il passaggio conferma però anche l'impossibilità di realizzarlo, di realizzare un fatto assolutamente normale, perché già basta un racconto preso dal vivo, dalla realtà, che fa capire come il discorso è totalmente da pazzi. Perché noi ci troviamo di fronte, a meno che io non abbia capito, a un fatto vero, concreto, che è stato raccontato qui, che riferisce proprio della necessità di una comitiva di andare al ristorante, no? E quindi di dare fatturato, e quindi di far muovere l'economia, e quindi di portare ricchezza. E dall'altro lato, appunto, la disarmante onestà intellettuale del sottosegretario Micheli, che ha spiegato come tutto questo, potendosi fare, però in realtà non si fa. E questa lo faremo con un altro strumento e ci saranno, e allora perché perdere e ci saranno tutto quattro tempo? Settimane di buco, questo è il vero problema. Cioè in quattro settimane potrebbe esserci un momento dove, diciamo così, questo tipo di flessibilità, ma la famosa semplificazione, che viene richiesta. Cioè, lei dice quattro settimane, no? Perché io non segno, noi se togliamo i voucher abbiamo un tempo tecnico per reintrodurre un altro sistema di flessibilità. C'è lo spazio per una domanda cretina. 100 persone al ristorante, no, posso fare una domanda cretina? Dice quattro settimane se fosse passato il referendum costituzionale, no, questa no, è la no, precisione. No, perché per decreto diventano subito operativi anche altri sistemi. Vabbè, non il lo tema, so, il tema lei però, come si sente dopo aver al di là delle polemiche politiche, la richiesta di un imprenditore come lui è una richiesta di flessibilità che tiene fuori i lavoratori dal nero.
condivisibile, condivisa dal governo, cerchiamo di studiare uno strumento che sia ancora più al riparo di quanto purtroppo non siano stati voucher, perché qualcuno che ne ha approfittato. No, sicuramente qualcuno che siamo arrivati al referendum. Esatto, sì, siamo arrivati al referendum perché qualcuno ne ha approfittato. Fate sentire Musacci per chiudere. Sì, ne avranno anche approfittato, però è anche vero che l'ultima disposizione di legge sui voucher, noi dovevamo comunicare l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi il problema è nel non controllo. Cioè, se volevate andare a scovare le persone che ne abusavano, facevate i controlli, non mettete a rischio la nostra impresa. Ma noi abbiamo anche trovati a quelli che ne abusavano. Va benissimo, però intanto si tolgono. Ma avete punito gli imprenditori e i lavoratori, i giovani donne, i giovani. Io sento che sul tema non ci potremo mettere d'accordo. Non c'è nessuna punizione. Ci faccio sapere come va. No, se arriva un gruppo gli dica che andiamo tutti a cena. Io ti ci benissimo.